Vogliamo, signori, presentarvi le fortune di Fausto, buone o cattive. Sazio dei tesori del sapere, si è dato alla nefanda negromanzia. Nulla gli piace più della magia. Cornelio e Valdes gli sono consiglieri. I diavoli rispondono ai suoi ordini. Mefistofele rimarrà al suo servizio per 24 anni. Esaudirà tutti i suoi desideri. Ma Fausto pagherà con la sua anima, che promette con contratto a Lucifero. Così Fausto vola per il mondo e Mefistofele gli è compagno e guida, e credo stia per arrivare a Roma per vedere il pontefice e la sua corte. Ma fallaci saranno le visioni e Mefistofele medita l'inganno. Per tutti i regni dell'impero infernale, di Stige, d'Acheronte, del lago ardente, del sempre acceso Flegetonte, giuro che ho voglia di vedere i monumenti e il panorama della Roma splendente. Andiamo dunque. Aspetta, so che vuoi vedere il Papa, no? E assistere alla festa di San Pietro. Là vedrai stormi di frati pelati, per cui il summum bonum è un buon pranzo. Volentieri offrirò loro uno svago per divertirmi con la loro follia. Vedi, Fausto, questo è il palazzo maestoso del Papa. E poiché noi siamo ospiti di riguardo, ho scelto la sua camera privata. Speriamo che ci riceva degnamente. Lascia, ci serviremo noi da soli. Dov'è la verità? Dov'è menzogna? Oh, Fausto, è falsa la Roma che tu vedi. Sei solo tu l'oggetto delle burle che credi di giocare agli altri. È triste. La falsa corte e il falso papa che Mefistofele ora vuol mostrarti sono solo un altro inganno del demonio. Incantami, rendimi invisibile per poter fare non visto da nessuno quel che mi pare finché sono a Roma. Ecco, Fausto, ora fa quel che vuoi. Non ti vedrà nessuno. Signore di Lorena, volete accomodarvi? Grazie. Mangia e che il diavolo ti strozzi se lasci qualcosa. Come, come? Chi ha parlato? Fratelli, guardate se c'è qualcuno. E qui non c'è nessuno, se vostra santità permette. Monsignore, questo è un piatto prelibato che mi ha inviato il vescovo di Milano. Davvero? Dammelo. Come? Chi mi ha strappato il piatto? Dove avete gli occhi? Oh. Oh. Monsignore, questo piatto me l'ha mandato il cardinale di Firenze. Oh. Ah, grazie, signore. Ma come? Come un'altra volta? Che succede? Monsignore, bevo la vostra salute. E io la vostra! Oh, ah. Signore, sarà qualche anima testé fuggita dal purgatorio per chiedere perdono a vostra santità? Sì, può darsi. Può darsi. Frati, preparate una messa per calmare la furia di quest'anima. Vi prego, monsignore, mangiate. Hai fatto il segno della croce, badano a ripetere quel trucco. Badano a ripetere quel trucco, sai. Ancora, bada la terza, ti avverto, Adesso, Mefistofele, che facciamo? Non lo so. Ci scomunicheranno con tutte le cerimonie. Con la
campana, il cielo ed il libro, e tutto per mandare me all'inferno. Venite, fratello, facciamo il nostro dovere, il dovere del Signore. Maledetto colui, il tavolo di sua santità. Continua il viaggio di Fausto per il paese delle sue illusioni. Voglio studiare per mio conto uno o due di questi cerchi. Voglio vedere ballare per me tutte le ragazze della parrocchia. Nude. Così vedrò quello che finora non sono mai riuscita a vedere né a sentire. Fermo, Ralph! Non ti avvicinare al cerchio, altrimenti salti in aria a pezzi. Non ti avvicinare, Ralph, che sto per preparare un lavoro formidabile. Che cos'è questo libro? Questo libro, per Dio, è il più intollerabile libro di magia che mai diavolo solforoso abbia inventato. Vuoi fare gli scongiuri con quello? Posso fare questo e l'altro. Anzitutto, ubriacarti di ipocrasso per tutte le cantine d'Europa, gratis. Questa è una delle mie fatture. Il signor curato dice che queste cose non sono possibili. È vero, Ralph. Inoltre, Ralph, se ti piace Anna Spiedo, la nostra squadra, potrai girarla e rigirarla a modo tuo, come ti piace, fino a mezzanotte. Bravo, Magde! Davvero potrò godermi l'Anna Spiedo sola, sola per me. A questo patto darò da mangiare al tuo diavolo torta d'avena fino alla fine dei suoi giorni. Bravo! Ecce, signore. Oh. Non ti avevo detto io che saremmo diventati ricchi col libro del dottor Faust? Oh, sta arrivando l'ospite! Zitto! Assisterai a una burla soprannaturale. Vinaio, penso che abbiamo pagato tutto. Dio vi salvi, andiamo là. Piano, signore, una parola. Una parola. Prego. Vi dovete pagare ancora una coppa prima di andarvene. Una coppa? Oh. Io una coppa? Ralph, io una coppa? Ma voi mentite? Ma voi siete una coppa, ma perquisitemi. Con gran piacere. Era proprio quello che avevo intenzione di fare. Adesso che dite? Che ne dite? Devo dire una parola al vostro compagno. Prego. Voi, signore. Io, signore. Io, signore, perquisite fin dove volete. E adesso, signore, vi vergognerete di sbugiardare le persone oneste. Eppure, uno di voi due ha quella coppa addosso. Menti, vinaio, ce l'ho davanti. Mascalzone, ti insegnerò io a giudicare male le persone oneste. Te la do io la coppa. Vada retro, in nome di Belzebù. La coppa, Ralph.
Che hai detto, furfante? Te lo faccio vedere io quello che ho detto. Santo Bularum per i frasticum, vedrai che spasso. Polygramos, Belseborams, Framanto, Pastogibus, Tosso, Mephistophilis. In nomine domine, che fai, Wagner? Sono certo che non hai nessuna colpa. Peccato, peccatoro! Vedi queste composte? Ecco le tue composte! Ecco! E che faccio adesso? Signor diavolo, mi perdoni per questa volta e giuro che non saccheggerò mai più la sua biblioteca. Re dell'inferno, sotto il cui nero sguardo i più potenti si piegano tremanti, su cui altari giacciono mille anime, perché devo obbedire a questi rustici? Sono venuto fin da Costantinopoli per far piacere a questi dannati! Da Costantinopoli? Ha fatto un lungo viaggio? E perché non si prende 6 soldi per la cena e se ne va via? Va bene, villani. Per la vostra presunzione vi metamorfoserò tutte e due. Tu in una scimmia e tu in un cane. E adesso me ne vado. Ci metamorfosi. Io non nasci. Divertente, però. Pensa come mi divertirò con i ragazzi. Mi daranno un sacco di noci e di mele. Io dovrò fare il cane. Sì, io a te già ti ci vedo, con il muso dentro la scodella tutto il giorno. Ormai Fausto può descrivere gli eventi del suo viaggio per l'aria e per la terra e risolve quesiti d'astrologia da lasciare stupiti per suo ingegno. La sua fama raggiunge ogni paese e tra molti altri anche l'imperatore Carlo V al cui palazzo Fausto si dirige. Quali prove darà della sua arte non vi dirò, voi stessi le vedrete. Maestro dottor Fausto, mi hanno raccontato strane cose sulla tua conoscenza dell'arte nera. Dicono che non ci sia in tutto il mio impero, neppure nel mondo intero, nessuno che si possa paragonare a te nelle più curiose dimostrazioni di magia. Pare che tu abbia uno spirito familiare grazie al quale puoi fare tutto ciò che ti garba. Questo dunque ti chiedo. Fammi vedere qualche prova delle tue capacità, perché i miei occhi possano confermare ciò che le mie orecchie hanno udito. E per l'onore della mia corona imperiale ti giuro che qualunque cosa tu faccia non sarai in alcun modo disturbato o danneggiato. Infatti, sembra davvero uno stregone. Mio grazioso sovrano, benché io stesso debba confessare di non essere all'altezza della fama che le dicerie mi hanno attribuita e in nulla meritevole dell'onore che mi fa vostra maestà imperiale, tuttavia, per l'amore e l'ubbidienza che vi sono dovuti, sarò lieto di fare tutto ciò che vostra maestà imperiale vorrà ordinarmi. Allora, dottor Fausto, ascoltami. Un giorno che ero solo nel mio studio, fui preso dai pensieri più diversi sulla gloria dei miei predecessori, le prodezze con cui conquistarono tante ricchezze, tanti territori che mai potremo noi, né i nostri eredi su questo trono, conquistarne tanti, così temo, né giungere a quel grado di chiara fama e grande autorità. E tra quei re penso ad Alessandro Magno, sommo esempio nel mondo di eccellenza, dei cui atti gloriosi la gran luce rischiara l'orbe coi suoi raggi riflessi. Perciò ogni volta che ascolto il suo nome penso, peccato non averlo mai visto. Ma se tu invece, con la tua arte segreta, puoi richiamarlo dalle volte vuote dove è sepolto questo gran guerriero e riportarlo con la sua bella amante nel loro vero aspetto e i gesti
e gli abiti medesimi che usavano da vivi, soddisferai quel mio giusto rimpianto e mi darai motivo di eterna lode. Mio grazioso sovrano, sono pronto ad esaudire la vostra richiesta fin dove l'arte e il potere del mio spirito familiare me lo concedono. Vale a dire, in nessun modo. Se vostra grazia permette, io devo osservare che non posso presentarvi i corpi sostanziali di quei due principi deceduti da molti secoli e consumati in polvere. Perbacco, mastro dottore. Finalmente la grazia vi ha toccato e siete costretto a confessare la verità. Vostra Altezza vedrà due spiriti che impersoneranno con la massima naturalezza possibile Alessandro e la sua amante nel modo stesso in cui erano in vita e nel loro più fiorente stato. E questo penso che basterà ad accontentare la vostra imperiale maestà. Avanti, signor dottore. Voglio vederli. Avete sentito, mastro dottore? Fai apparire Alessandro e la sua amante davanti agli occhi dell'imperatore. Come dite, signore? Dico che se quello è vero, è altrettanto vero che Diana trasformò me in cervo. No, signore. Ma quando Atteone morì vi lasciò le corna. Va, Mefistofele. Ah no, se cominci con le fatture io me ne vado. Faremo i conti dopo per questa interruzione. Eccoli, signore. Signor dottore, ho sentito dire che questa gentildonna, quando era in vita, aveva sul collo una verruca o nero. Come potrei accertarlo? Vostra maestà si faccia coraggio e lo veda da sé. Non sono spiriti, ma i veri corpi sostanziali di quei due principi deceduti. Mi concedete la grazia di far venire qui quel cavaliere burlone? Che vada qualcuno a chiamarti. Scapolo, e invece vedo che avete moglie e che non solo vi fa le corna, bensì vi costringe a portarle. Toccatevi sulla testa. Cane esecrabile, maledetto schiavo,
tornato dal grembo di una roccia mostruosa, ma come osi mai burlarti ad un gentiluomo? Villano, dico, disfa quello che hai fatto. Piano, adagio, signora, non c'è fretta. Vi rammentate come mi avete disturbato mentre parlavo con l'imperatore? Penso che adesso siamo pari. Buon dottore, io personalmente ti prego di liberarlo. È già stato punito abbastanza. Mio grazioso sovrano, non tanto per l'offesa che mi arrecò in vostra presenza, quanto per offrirvi qualche divertimento. Io ho punito degnamente questo scortese cavaliere, ma adesso che ho raggiunto il mio scopo sarò lieto di togliergli le corna. Quanto a voi, cavaliere, parlate d'ora in poi con più rispetto degli studiosi. Mefistofele, trasformalo immediatamente. Adesso che ho eseguito il mio compito, domando umilmente a vostra maestà il permesso di ritirarmi. Addio, signor dottore. Ma prima voglio che tu sia generosamente ricompensato. Stabile, mio Mefistofele, che il tempo segue con calma e muto piede, mi accorcia i giorni e il filo della vita e mi rammenta la scadenza finale. Perciò, mio buon Mefistofele, ti prego, torniamo subito a Wittenberg. Vuoi fare il viaggio a piedi o a cavallo? Direi, fin dove arriva questo prato verde e piacevole, a piedi. Cercando un certo dottor Fustegno, guarda caso, eccolo qua. Buongiorno, signor dottore. Oh, mercante di cavalli, benvenuto. Sentite, signore, vi ho portato 40 dollari per il vostro cavallo. No, no, non posso venderlo a quel prezzo. Se me ne dai 50 è tuo. Ahimè, signore, ma io ne ho soltanto 40. Vi prego, intercedete per me. Ti prego, daglielo, Fausto. È un'onesta persona. E poi ha la disgrazia di non avere né moglie né figli. Oh, allora va bene, dammi il denaro. Ecco. Il ragazzo ti consegnerà il cavallo, ma... Attenzione, un ammonimento prima. Non devi mai farlo entrare nell'acqua per nessun motivo. Come, signore? Non può bere qualunque acqua? Sì. Può bere tutte le acque, ma non farlo entrare nell'acqua. Siepi, fossati, li può passare, ma non un corso d'acqua. Consegnagli il cavallo. Ricordati quello che ti ho detto. Certamente, signore. Ho giorno fortunato, posso dirmi un uomo fatto. Ma permettete, se il mio cavallo si ammala, che vi porti la sua urina, così mi dite che malattia ha. Oh, via, villano, mi prendi per un veterinario. Fausto, il termine fatale si avvicina. Non ho speranza, per questo ho paura. Forse un buon sonno ti toglierà i pensieri. Cristo non chiamò il ladro sulla croce. Riposa dunque, Fausto.
Non pensarci. Fustagno, dice lui, quello è peggio ancora del dottor Lopez. Mi ha dato una purga, mi ha purgato di 40 dollari, non li vedrò mai più. Però sono stato un bel somaro. L'aveva detto di non farlo passare nell'acqua e io non gli ho dato retta. Io pensando che il mio cavallo possedesse chissà quale qualità meravigliosa che lui non m'aveva voluto dire. Io sì, davvero giovane sbadato, lo portai al torrente, presso il villaggio. Non eravamo ancora giunti in mezzo al torrente, che il mio cavallo era sparito e mi ritrovai seduto su un sacco di paglia. Mai sono stato così vicino ad annegare. Ma lo cercherò, questo dottore, e mi farò ridare i miei 40 dollari, altrimenti gli costerà caro il cavallo. Ecco. Ascolta, tu, prestigiatore, sveglia il tuo padrone. Vedi che sta dormendo. Ma io voglio parlargli. Guarda che sta dormendo. Sarà per un'altra volta. Io voglio parlare con lui subito, altrimenti gli spacco tutto. Vedrai se non si sveglia. Ti dico che sono 8 notti che non dorme. Anche fossero 8 settimane, voglio parlargli. Ma non vedi che dorme come un sasso? Adesso vengo. Buongiorno, signor dottore. Signor dottore! Fustagno! 40 dollari per un pacco di fieno! Ma non vedi che non ti sei? Ehi! 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 Non ti vai a svegliare! Ti farò svegliare io adesso! Oh. Oddio mio! Che ho fatto? Che farò adesso? Dio mio! Ah, la mia gamba! La mia gamba! Mefistofele, chiama le guardie! La mia gamba! La mia gamba! Farai i conti con la giustizia, villano! Lasciatemi andare! Mi darò altri 40 dollari! Lasciatemi andare! Dove sono? Non li ho qui con me, venite all'osteria e ve li darò. Falli subito a prendere. All'amore! Sei andato! Ha usato di nuovo la sua gamba il mercante, a quanto pare è rimasto con un mucchio di fieno. E questo gli costerà altri 40 dollari. Come va, Wagner? Che notizie porti? Signore, il duca di Vanol vi invita al suo palazzo. Il duca di Vanol è un nobile gentiluomo al quale non posso lesinare le mie arti. Vieni, Mefistofele, andiamo. Thank you.
Credetemi, signor dottore, questo divertimento mi è molto piaciuto. Ah, gentile signore, sono lieto che ne siate soddisfatto. Ma forse la signora non la pensa così. Mi hanno detto che le donne incinte desiderano questa o quella ghiottoneria. Cosa gradireste voi, signora? Ditelo a me, lo avrete. Grazie, caro signor dottore. Poiché vedo che mi volete cortesemente fare un piacere, non vi nasconderò ciò che il mio cuore desidera. Se fosse estate, se non fossimo in pieno inverno, nulla, nulla, nulla mi farebbe più gola di un grappolo d'uva maturo. Oh, non è niente, signora. Va, va, Mefistofele. Anche se aveste chiesto qualcosa di ben altro impegno, sarei stato lieto di offrirvela. Ah, credetemi, signor dottore, questa è la più grande meraviglia di tutte. In pieno inverno, nel mese di gennaio. Ma come avete fatto a procurarvi quell'uva? Se vostra grazia permette, l'anno si divide in due cerchi nel nostro globo. Di modo che quando da noi è inverno, nel cerchio opposto è estate, come in India, Saba e in molte lontane terre d'Oriente. Perciò, grazie ad uno spirito veloce che io possiedo, ho fatto portare qui quell'uva, come vedete. Vi piace, signore? Buona? Credetemi, signor dottore, è l'uva più squisita che abbia mai assaggiato. Ah, sono contento che vi piaccia. Andiamo, cara, torniamo a palazzo. Dovrete ricompensare degnamente la gentilezza di questo sapientissimo uomo. Lo farò, caro signore. Finché vivrò, vi sarò grata di questa cortesia. Umilmente ringrazio la signoria vostra. Andiamo, signor dottore, seguiteci e sarete ricompensato. Ruit ora. Il tempo cammina veloce. Scorrono gli anni, Fausto. E tu non sai. Forse il mio padrone si prepara a morire, perché mi ha regalato tutti i suoi beni. Eppure penso, se dovesse morire, non starebbe a spassarsene a pranzare con gli studenti come questa sera, seduti a tavola fra tante le cornie che mai ne ho viste tante in vita mia. Dottor Fausto, dopo quel nostro discorso sulle belle donne, su quale era stata la più bella del mondo, siamo giunti alla conclusione che Elena di Grecia fu la più ammirevole signora mai esistita. Perciò, signor dottore, se foste così gentile da farci vedere quella gentildonna greca senza pari la cui maestà il mondo intero ammira, vi saremmo molto riconoscenti. Poiché so che la vostra amicizia non è finta e Fausto non è solito rifiutare le giuste suppliche di coloro che lo stimano, vedrete quella greca incomparabile, con tutta la maestà e la pompa che sfoggiava quando con lei Paride varcò il mare e a Troia ricca riportò le spoglie. Silenzio, che è un pericolo parlare. Thank you.
troppo rozzo il mio ingegno per lodare questa maestà che il mondo intero ammira. Capisco l'ira dei greci che punirono con 10 anni di guerra il ratto di Elena, la cui bellezza divina non ha pari. Vista l'opera somma della natura, unico esempio d'eccellenza. Fausto, noi ce ne andiamo. E per questo atto glorioso sia Fausto beato e lieto eternamente. Addio, signore. Lo stesso auguro a voi. Dottor Fausto, se potessi guidare i tuoi passi al cammino della vita, dolce sentiero che ti condurrebbe verso la pace che è il divino riposo. Spezzati cuore, sanguina, e al sangue mescola lacrime di pesante pentimento per la tua abietta e odiosa immondezza, il cui puzzo corrompe l'anima interna con crimini e peccati così atroci che nessuna pietà può ormai espellere, tranne la grazia del dolce Salvatore che laverà col sangue la tua colpa. Dove sei, Fausto? Sciagurato che hai fatto. Dannato sei, dannato. Dispera e muori. L'inferno ti richiama e la sua voce tuona. Fausto, è giunta l'ora. Vieni. E Fausto obbedirà, poiché ha promesso. Ferma, buon Fausto, i passi disperati. Vedo sulla tua testa sospeso un angelo con una fiala di preziosa grazia che si offre per versarla nella tua anima. Chiedi dunque pietà, non disperare. Caro amico, sento le tue parole confortare la mia anima infelice. Lasciami meditare sui miei peccati. Vado, buon Fausto, ma avvilito. Temo che non ci sia speranza per la tua anima. Fausto, dannato, dannato. Dov'è il perdono adesso? Mi pento, sì, e tuttavia dispero. Inferno e grazia lottano nel mio petto. Come evitare gli agguati della morte? Traditore! Arresto la tua anima perché ha tradito il mio sovrano. Arrenditi o ti faccio 1000 pezzi. Buon Mefistofele, chiedi al tuo signore pietà per la mia ingiusta presunzione e col mio sangue riconfermerò il voto che ho già fatto al gran Lucifero. Fallo subito dunque. E sinceramente, onde evitare pericoli peggiori. Ah, tormenta, amico, quel vecchio vile storto
che usava dissuadermi da Lucifero con le torture massime del nostro inferno. Ha troppa fede. La sua anima è intoccabile. Ma fin dove il suo corpo è vulnerabile, farò quello che posso. Che non è molto. Buon servitore. Voglio ancora una cosa per saziare la brama del mio cuore. Fammi avere quell'Elena divina che ho vista poco fa per concubina. Così i suoi abbracci scioglieranno i dubbi che mi scostano dal patto e terrò il giuramento fatto a Lucifero. Qualunque cosa, Fausto, che tu desideri, verrà esaudita in un batter d'occhio. Mosse mille navi e diede fuoco alle alte torri d'Ilio. Fammi immortale con un bacio, Elena. Mi succhia l'anima quel bacio e vola via. Guardala. Ah, vieni, Elena. Ridammi l'anima. Io qui vivrò, poiché il cielo è nelle tue labbra e ciò che non è Elena è scoria. Io sarò paride e per amor tuo saccheggeranno non Troia, bensì Wittenberg. Io sfiderò quel debole Menelao. Coi tuoi colori in cima al mio pennacchio io ferirò Achille nel tallone e tornerò ad Elena per un bacio. Oh, sei più bella dell'aria della sera cinta dalla bellezza di mille stelle, più splendida di Giove quando apparve vestito di fiamma a Semele infelice, più bella ancora del monarca del cielo fra le braccia azzurrine di Aretusa. Nessun'altra sarà la mia amante. Misero uomo, Fausto maledetto, che neghi all'anima la grazia del cielo e sfuggi il trono del suo tribunale. Satana col suo orgoglio vuole saggiarmi. Se in questo forno Dio prova la mia fede, la fede trionferà sul vile inferno. Guardate, avidi demoni, il cielo ride del vostro scacco. Scherno al vostro stato! Inferno mio! Dio santo! Dol mio Dio! Signori! Signori! Che ti affligge, Fausto? Oh, mio caro compagno di stanza, se fossi rimasto accanto a te, potrei vivere ancora e invece muoio per l'eternità. Guardate, non è lui che arriva, non è lui! Che vorrà?
vorrà dire Fausto? Forse si sarà ammalato per eccesso di solitudine. Allora bisogna chiamare i medici per farlo guarire. Fausto, sarà solo un'indigestione, non ti preoccupare. Sì, un'indigestione di peccato mortale che mi ha condannato l'anima e il corpo. Eppure, Fausto, devi levare gli occhi al cielo. Ricorda che la grazia di Dio è infinita. L'offesa di Fausto non può essere perdonata. Potrà salvarsi il serpente che tentò Eva, ma non Fausto. Signori, ascoltatemi con pazienza e non vi spaventate dei miei discorsi. Anche se il mio cuore palpita e trema quando ricordo che per ben 30 anni ho studiato in questa università, come vorrei non aver mai visto Wittenberg, mai letto un libro. Per quante meraviglie ho compiuto, tutta la Germania ne è testimone, sì, tutto il mondo, e per colpa delle quali Fausto ha perso la Germania, ha perso il mondo, anzi, il cielo stesso, sì, il cielo, sede di Dio, trono dei beati, regno della gioia, e dovrà rimanere nell'inferno per sempre, ah, nell'inferno per sempre, ah, nell'inferno per sempre, cari amici, che sarà di Fausto nell'inferno per sempre? Eppure, Fausto, dovresti appellarti a Dio. A Dio, a Dio che Fausto ha abiurato, Dio che Fausto ha esecrato. Ah, mio Dio, vorrei piangere. Ma vedete, il demonio respinge le lacrime dentro gli occhi. Ah, scorgi sangue, allora, al posto delle lacrime. Sì, vita, anima. Gli ha fermato la lingua. Vorrei alzare le mani. Vedete, me le trattengono. Chi, Fausto? Chi ti trattiene? Chi ti trattiene le mani? Lucifero, Mefistofele. Ho dato loro la mia anima in cambio della mia scienza. Dio non voglia. Sì, Dio non voleva, infatti. Ma Fausto l'ha fatto. Per il vano godimento di 24 anni Fausto ha perso le gioie e la felicità eterne. Ho steso loro un contratto con il mio sangue. Il termine è scaduto, l'ora arriverà. E lui verrà a prendermi. Perché non ci hai mai parlato di questo? I nostri teologi avrebbero pregato per te. Spesso volevo, infatti. Ma il demonio minacciava di ridurmi in pezzi se nominavo il Dio, di portarmi via anima, corpo, se lo solo una volta dava ascolto alla religione. E oramai è troppo tardi. Cari amici, andatevene. Andatevene se non volete perire insieme con me, andatevene. Che possiamo fare per salvarlo? Non parlate di me, va. Pensate a salvare voi stessi. Lasciatemi solo. Dio mi darà forze. Rimarrò con Fausto. No, non tentare Dio, amico mio. Piuttosto, andiamo nella stanza accanto a pregare per lui. Pregate per me. Ma qualunque rumore udite, non venite da me. Non venite. Tanto ormai nulla può riscattarmi. Ormai nulla può riscattarmi. Prega. E noi pregheremo Dio che abbia pietà di te. Sarò ancora vivo, verrò a trovarvi. Altrimenti vuol dire che Fausto se n'è andato all'inferno.
Ormai ti resta solo un'ora di vita. E poi sarai dannato eternamente. Ferme, sfere del cielo, sempre in moto, che il tempo cessi, mai giunga mezzanotte. Occhio bello del mondo, risorgi e accendi un giorno eterno, o che quest'ora duri un anno, un mese, 7 giorni, un giorno. Così Fausto si pente e salva l'anima. Lente, lente currite noctis, ecco. Ma il cielo gira, il tempo corre, l'ora suonerà, verrà il diavolo e Fausto è perduto. Ah, salterò fino a Dio. Mi trattengono. Guarda il sangue di Cristo come inonda il cielo, una goccia, e mi salvo, mezza. A Cristo no, non mi strappate il cuore perché lo nomino. Io lo chiamerò. Dov'è? Dov'è Lucifero? Pietà, dov'è? Se n'è andato. E di lassù Dio stende il suo braccio e mi fissa arcigno. Ah no, colmi, montagne, crollatemi sopra. Nascondetemi all'ira sua tremenda. No, no, no. Mi butto giù allora, testa in giù sulla terra. Apriti, terra! Apriti, terra! Ah, no, non mi vuole accogliere. Voi stelle che regnaste alla mia nascita, predestinandomi all'inferno, alla morte, risucchiatemi adesso come un vapore nel ventre gravido di quelle nuvole. E quando vomitate nell'aria, il mio corpo sarà risputato dalle vostre bocche fumanti e l'anima mia per forza volerà fino al cielo. Mezz'ora è scorsa. Presto sarà la fine. Addio, se non vuoi salvare la mia anima, per Cristo, che col suo sangue mi ha riscattato, fissa un termine almeno ai miei tormenti, che Fausto viva in inferno 1000 anni, 100.000, ma infine possa salvarsi. Ah, non c'è termine per le anime dannate. Ah, ma perché? Perché non sei un essere senza anima? Perché è immortale quest'anima tua? Ah, se la metempsicosi di Pitagora fosse vera, quest'anima trasmigrerebbe in una bestia. Felici le bestie, perché alla loro morte le loro anime presto vengono sciolte in elementi. Ah, la mia vivrà nel duro inferno. Maledizione ai genitori miei, no, maledici te, Fausto e Lucifero, che ti ha privato di quelle gioie. Ah, suona, suona, ora corpo, fatti aria, o ti trascina Lucifero all'inferno. Anima, sciogliti in goccioline d'acqua e cadi nell'oceano, così scompari. Ah, Dio, mio Dio, non guardarmi così. Ah, ragni, serpenti, fatemi respirare. Ah, chiuditi, brutto inferno! Ah, Lucifero! Ah, darò fuoco ai miei libri! Ah.
Fausto fu. Ricordate la sua fine. Che il savio impari dal suo fato diabolico ad astenersi dalle cose illecite, i cui segreti inducono gli ingegni audaci a fare più di quanto il cielo approva.